Oggi siamo qui con il direttore del parco acquatico Zoomarini, il signor Stefano Cigarini. Ci può raccontare brevemente la storia di questo parco? Come nasce? Di chi è stata l'idea e quali sono i fondamenti su cui nasce? Allora, Zoomarini è un parco divertimenti che nasce nel 2005, inaugura nel 2006, quindi è recente. 3 anni di vita, è stato fatto perché in Algarve, il primo parco divertimenti del Portogallo, è un parco che si chiama Zoomarini, fatto dagli stessi soci, un parco di grande successo che è aperto da circa 20 anni e che raccoglie oltre 500.000 di visitatori all'anno. E nasce con l'idea di portare quel modello, cioè degli animali spettacolari, tipo delfini, leoni marini, foche, rapaci, pappagalli, a contatto con le persone, animali che normalmente è difficile vedere in natura o averci a che fare. Certo, e come riuscite a ricreare gli habitat naturali degli animali in questo parco? Con molta fatica, nel senso che per ogni animale acquatico bisogna ricreare la tipologia di acqua che loro hanno nella loro vita. Quindi anche se noi siamo a 200 metri dal mare, in realtà non usiamo acqua del mare, ma usiamo acqua normale, da acquedotto, che poi viene salinizzata, lavorata, eccetera, eccetera, per creare gli habitat, per creare la temperatura, e lo stesso dicasi per l'esterno. Certo, poi sicuramente non risulterà facile gestire un parco dell'estensione di 34 ettari. E ci sono molte persone che lavorano all'interno della struttura, in particolare quanti veterinari che sono? Allora, complessivamente stiamo parlando di una 70 di persone a parco chiuso e si può arrivare anche a 150, 200 anche a parco aperto, quindi è un meccanismo grosso, con un dipartimento educativo scientifico di 4 persone che si occupano a tempo pieno di animali. Tanto per darvi un'idea, noi umani abbiamo un medico della mutua ogni 1500, gli animali hanno un dottore ogni 50, quindi sono trattati, come dire, non più curati di noi. Infatti ogni animale è sottoposto a un programma medico e di controllo, per cui con frequenze, diciamo, a seconda degli esami, settimanali, mensili, fanno esami del sangue, esami delle, come dire, le varie tipologie di esami. E sono addestrati a fare questo, per loro è un gioco. Cioè c'è una tecnica qui che si chiama appunto di comportamento medico, per cui si addestra un delfino, un leone marino a fare appunto un esame del sangue, una gastroscopia, una qualsiasi cosa. Quindi persone, diciamo, molto qualificato. Sì, ma soprattutto più oltre al qualificato è proprio un lavoro quotidiano. Cioè bisogna abituare, per esempio, un ecografo non è un oggetto che un delfino conosce in natura. Certo. Lo si inizia ad avvicinare piano piano finché è un oggetto normale per il delfino, a quel punto è lui a cercarlo. Certo. Lo Zoomarini è un parco di intrattenimento, ciò significa che i visitatori non solo possono osservare gli animali, ma possono anche assistere a dei veri e propri spettacoli. Qual è la vostra posizione in risposta a chi denuncia lo sfruttamento degli animali? E riferite in special modo ai circhi, tra virgolette. Allora, due riflessioni. La prima, se uno pensa che un animale debba esclusivamente abitare in natura, non ho risposte. Nel senso che è evidente che un animale che sta in una struttura in cattività sta in una condizione che è, diciamo, leggermente diversa rispetto alla natura. Ma io penso però che noi esseri umani proviamo questo amore, questa attenzione per gli animali perché esistono posti come Zoomarini che questi animali, come dire, li curano, li seguono, fanno progredire la ricerca scientifica e soprattutto li mettono a contatto con col pubblico. Altrimenti sarebbero delle idee vaghe, perché nessuno di noi è particolarmente innamorato del leocorno, che esiste solo nella canzone dell'oratorio, ma non nessuno l'ha mai visto. Mentre invece gli animali che possiamo, non è un caso che l'animale, diciamo, che risulta ai primi posti del gradimento delle popolazioni mondiali è il cane, perché è un animale che in qualche modo con cui posso avere a che fare. Quindi noi facciamo un'opera di avvicinamento, di divulgazione. La differenza è se la si fa bene o se si fa male. Allora, dove esistono delle strutture, diciamo, di basso livello, dove la qualità igienica, sanitaria, eccetera, eccetera, è basso, e queste esistono, queste in qualche modo vanno anche, come dire, discusse, esistono delle strutture invece che hanno degli standard molto alti. Zoomarini si è dato degli standard molto alti e fa parte delle principali associazioni di tutela. Il presidente di Zoomarini è stato ed è presidente di una serie di associazioni di ricerca e di tutela. Vi do solo un dato, che secondo me è sintomatico. In natura si dice che i delfini vivano un'età più o meno di 20 anni. Noi a Zoomarini abbiamo un delfino di 46 anni. Ecco, parlando degli animali, gli animali, ecco, soprattutto quelli acquatici,
sono abituate a vivere in spazi enormi e molto estesi, anche se vengono comunque seguiti quotidianamente da esperti. Non soffrono a stare in spazi abbastanza ristretti? Tutti gli animali che ci sono a Zoo Marine, sia in Italia che in Portogallo, sono animali che sono nati in cattività. Possiamo metterci a discutere se questo sia buono o non buono a monte, che un animale nasca, diciamo, non nel suo, tra virgolette, ambiente naturale. Ma il discorso secondo me sarebbe lungo e complicato, perché dovremmo discutere il fatto che io sono nato a Varese e un altro è nato a Bologna, o uno è nato in Africa e ha più o meno, come dire, diciamo, chance di me nella vita di uno nato a New York o Londra. Comunque, nel momento in cui sono nati in cattività non hanno quel senso di percezione, diciamo, degli spazi che è tipico dell'animale, diciamo, libero in natura. Quindi, per quanto ci è dato di sapere, non soffrono. E ci sono una serie di indicatori. Gli animali hanno un carattere, esattamente come gli umani. Vivono a contatto con gli addestratori, che veramente vivono con loro. Ogni mattina gli addestratori dei delfini, degli animalini vanno, vivono con loro, mangiano con loro, si allenano, fanno tutte le cose. E loro ci sanno dire se quel giorno il delfino è arrabbiato, è umorale, è incavolato. No, per esempio in questo momento sono in calore, quindi capita anche agli umani. Senta, come parco acquatico avete stipulato delle convenzioni con istituti di ricerca italiani e con le università? Ci sono circa una ventina di convenzioni attive, diverse tesi di laurea che vengono seguite. Noi siamo tra i soci fondatori dell'Università di Pomezia, chiaramente essendo nel territorio di Pomezia è l'ente con cui collaboriamo di più. Ospitiamo spessissimo stagisti di varia natura.